Ok, buona serata a tutti, sono Silvana Bosco, siamo felici di accogliervi come gruppo di Gaia per le donne e di avervi qua con noi questa sera. Per allargare lo sguardo su questa problematica di donne e lavoro in questo momento di pandemia, abbiamo invitato altre donne che ci portano la loro esperienza. Chiediamo durante gli interventi delle relatrici di spegnere i microfoni, come diceva Federica prima, e il video, in modo da alleggerire la connessione e di cliccare sulla manina se volete prenotare un vostro intervento. Al termine degli interventi sarà infatti possibile chiedere chiarimenti, approfondire, fare domande affinché si possa ampliare il nostro bagaglio di informazioni. Chiediamo che ogni intervento non duri più di 2 minuti. Introdurrà la tavola rotonda Cecilia Tibaldi, assessore al lavoro, al welfare generativo, alle pari opportunità, che presenterà a sua volta Maria Cecilia Guerra. Ti passo la parola, Cecilia, a te. Claudio, eccomi qua. Buonasera a tutti e a tutti. Vi saluto anche a nome del sindaco che avete visto presente e di tutta la giunta, una giunta che rispetta la parità di genere con 3 donne e 3 uomini e la carica di vice sindaco ad una donna. Quando ho incontrato le volontarie del gruppo Gaia per le donne, come diceva Silvana prima, per organizzare le iniziative intorno all'8 marzo, è stato facile mettersi d'accordo sul tema per quest'anno, e il tema appunto il lavoro in questo periodo di pandemia, perché siamo consapevoli che le donne pagano il prezzo più alto a questa crisi economica, ma che questo non fa che inasprire un gender gap che già esisteva nel nostro paese e anche nel nostro territorio locale. Un territorio di circa 100.000 abitanti a sud-ovest di Torino che negli ultimi 20 anni ha subito una grave crisi del lavoro come conseguenza della crisi Fiat, che si è indotto la chiusura di una serie di piccole e medie imprese. È per questo che abbiamo voluto condividere questo evento anche con 2 amministrazioni con noi limitrofe, Bruino e Rivalta, con le quali cerchiamo di portare avanti delle progettualità che tentino delle risposte a questo problema del lavoro, come per esempio il progetto Giovani e Lavoro che facciamo insieme. Il nostro orizzonte è quello del quinto obiettivo dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e cioè raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze, che per quanto riguarda il lavoro prevede di dimezzare il divario di genere entro il 2025. Un obiettivo ambizioso, ma anche doveroso, perché il gender gap non è soltanto un'ingiustizia sociale, ma anche un grave danno economico. E questa sera 3 donne significative ci aiutano a ragionare su questo tema. A Maria Cecilia Guerra abbiamo chiesto di inquadrare il problema del lavoro delle donne con i suoi numeri, i suoi ostacoli, ma anche di farci intravedere quali azioni si possono mettere in campo per invertire la rotta. E diciamo che ha tutte le competenze per farlo, è un economista, professore ordinario di scienza delle finanze all'Università di Modena Reggio Emilia, ha ricoperto diversi incarichi politici e di governo, sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel governo Monti, viceministro dello stesso Dicastero con delega alle pari opportunità nel governo Letta, sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanza nel governo Conte Bis e di nuovo nell'attuale governo Draghi. Nei suoi incarichi di governo ha lavorato tra l'altro alla riforma dell'ISEE, ad un piano di contrasto alla povertà che è stato poi alla base del REI, ad un fondo per i minori stranieri non accompagnati, al primo programma biennale per la disabilità, per ricordare solo alcuni degli obiettivi raggiunti. È anche una donna che ha accompagnato con passione la lotta per l'autodeterminazione
e contro la violenza di genere e le discriminazioni. La ringraziamo di cuore per aver accettato l'invito nonostante i tanti e gravosi impegni. Prego, Maria Cecilia, a te la parola. Grazie, grazie del vostro invito e anche di questa presentazione. Effettivamente, se vado subito, no, nel cuore dell'argomento, se dobbiamo parlare degli effetti del Covid, per quanto riguarda le donne, in particolare il lavoro delle donne, potremmo trovare fuori un insieme molto, molto vasto di dati, piuttosto impressionanti, che però in larga parte forse conosciamo. Quindi io ve ne dico solo alcuni, che bisognerebbe che spegneste i microfoni, però giù che ce l'abbia acceso perché c'è un ritorno molto fastidioso. Ecco, allora dicevo, ci sono dei dati che riguardano l'occupazione femminile nel nostro paese che sono molto eloquenti e che condensano già in sé gli effetti anche della pandemia, su cui invece poi tornerò più attivamente. Cioè, noi sappiamo che in Italia esiste un gap molto forte nel tasso di occupazione fra donne e uomini. Era già molto, molto alto, 17,6%, e in epoca successiva alla pandemia ha superato il 18,2%. Quindi il calo che si è avuto nell'occupazione è stato più forte per le donne rispetto a quanto non sia avvenuto per quanto riguarda gli uomini. Il calo è più accentuato per le giovani donne, che già hanno un tasso di occupazione molto basso e attualmente al 32,1%, quindi un tasso veramente molto basso nella fascia d'età dai 15 ai 34 anni ed è sceso di 4,3 punti percentuali fra il secondo trimestre del 2020 e il secondo trimestre del 2019. L'altra cosa molto importante da ricordare, che poi mi aiuterà nel costruire l'analisi che voglio sottoporvi, è che i divari di genere e i tassi di occupazione sono più ampi in generale per le persone che hanno dei figli, ma il gap è molto forte soprattutto per le donne. Quindi le donne nell'età fra i 15 e i 34 anni hanno un gap di 22 punti se in coppia senza figli e di 45,8 punti se invece hanno dei figli. Quindi la differenza, la distanza è molto accentuata quando siamo di fronte alla necessità di occuparsi di figli. Il dato più impressionante riguarda il tasso di occupazione delle donne con figli in età prescolare che sì, se prendiamo l'età centrale, no? Quindi la fascia in cui l'occupazione femminile è più ampia, quella fra i 25 e i 49 anni, se non ci sono figli, le donne senza figli sono occupate al 71%, le donne con figli in età prescolare al 53,4%. Quindi la distanza è fortissima per quanto riguarda le donne che hanno figli e non è un caso che nel 2018, secondo dati dell'Istat, il 38,3% delle madri occupate ha dichiarato di aver apportato almeno un cambiamento nel proprio lavoro per prendersi cura dei figli. Quindi il 38,3% delle madri, quanti padri? L'11,9%. Capite che avere figli è un problema per le madri, molto meno per i padri. Quindi partiamo da una situazione, da un quadro molto chiaro in cui c'è un gap forte di occupazione e questo gap si estende nelle giovani generazioni e soprattutto quando ci sono dei figli. E quindi il lavoro di cura è un elemento centrale per capire le dinamiche sul mercato del lavoro. Adesso vediamo cosa è successo col Covid e qui il problema assume anche, per capire il problema, dobbiamo anche considerare un'altra cosa che all'apparenza può sembrare slegata da quella che ho appena detto. Se noi andiamo a vedere cosa è successo all'occupazione femminile col Covid e sappiamo che i dati sono
più rilevanti, i dati di calo dell'occupazione sono più rilevanti per le donne che gli uomini, e non è un dato solo italiano, tanto che invece di parlare di recessione si parla di scissession, cioè recessione delle donne, no? Perché è un dato che riscontriamo anche negli altri paesi. Allora, perché succede questo? Succede questo per due elementi sostanziali. Le donne hanno perso in misura superiore il lavoro in Italia per un primo fattore che riguarda il settore in cui sono impiegate. Se guardiamo il dato italiano e guardiamo l'occupazione femminile tra i 15 e i 64 anni, noi vediamo che il 70% delle donne italiane sono occupate in soli 7 settori rispetto ai 21 che esistono, quindi solo in una parte di settori, e in particolare in questi settori, tra questi settori figurano proprio il commercio, i ristoranti, gli alberghi, il lavoro domestico, cioè quei settori che sono stati più colpiti, più pesantemente colpiti dalla pandemia. Quindi le donne hanno perso più facilmente lavoro perché sono maggiormente presenti nei settori che sono stati più colpiti. Al tempo stesso, l'altro elemento fondamentale che ha determinato l'esito negativo di cui vi ho parlato riguarda la tipologia contrattuale. Noi abbiamo adottato, nel nostro paese sono state adottate misure di sostegno dell'occupazione. La più importante è sicuramente il blocco dei licenziamenti. Come mai allora, nonostante il blocco dei licenziamenti, abbiamo un calo così significativo di occupazione per quanto riguarda le donne? Abbiamo un calo significativo perché il blocco dei licenziamenti non può impedire di lasciare a casa una donna che lavori con un contratto a tempo. Se uno lavora con un contratto a tempo, non è che lo licenzio, semplicemente non gli rinnovo il contratto. E questo è vero, quindi, che questo ha comportato che la perdita di lavoro sia particolarmente concentrata nelle tipologie di contratto precarie, a tempo, parcellizzate, che riguardano soprattutto persone giovani. Ma perché più donne che uomini? In situazione normale non ci sono più donne che uomini con contratti di questo tipo. Il problema è che i contratti di questo tipo sono particolarmente concentrati nei settori più esposti alla pandemia, e nei settori più esposti alla pandemia l'occupazione è prevalentemente femminile. Quindi nel caso delle donne, mi scuso per la schematicità, ma i temi sono proprio questi, le donne si trovano ad aver subito un calo di occupazione più forte perché sono nei settori più colpiti e perché in quei settori più colpiti sono presenti maggiormente con contratti di tipo a tempo, quindi contratti che possono più facilmente essere dismessi. Quindi questa è la spiegazione di fondo di quello che è successo. È vero anche che in altri campi le donne sono molto presenti e si tratta di campi in cui il lavoro c'è stato e come. Pensate ad esempio nel campo sanitario, soprattutto per quanto riguarda le infermiere, la presenza femminile è ultra presente e così anche nel campo dell'insegnamento. In questi casi le donne hanno continuato a lavorare ma si sono trovate più esposte. Hanno subito il tema del Covid, nel senso che hanno subito un maggiore rischio di esposizione, quindi con un'incidenza particolarmente elevata di contagio, per cui non è andata bene, diciamo, da nessuna delle due parti. E questo è il primo aspetto che dobbiamo considerare. L'altro aspetto che dobbiamo considerare è quello che riguarda, adesso poi non vi darò un migliaia di dati, vi dico i concetti, tanto va bene uguale, che dobbiamo considerare che anche in termini di copertura rispetto al rischio reddituale, le donne sono state svantaggiate in questa pandemia, non tanto perché non abbiano potuto accedere come gli uomini agli strumenti di integrazione salariale. Pensate alla cassa integrazione, sia quella ordinaria che quella in deroga. Il problema è che in Italia noi abbiamo un'incidenza molto forte del part-time, che per le donne è particolarmente elevato ed è quasi sempre part-time involontario.
Allora, se io ho un lavoro part-time, ho anche un reddito part, una parte solo del reddito, e quindi, nonostante possa accedere agli strumenti di integrazione salariale, che anzi hanno anche una qualche leggera forma di progressività nel loro ammontare, partendo da livelli retributivi molto bassi, ovviamente il prolungarsi, per esempio, della cassa integrazione determina situazioni di difficoltà economiche particolarmente accentuate, particolarmente significative. Questo qua è un problema che è generale, cronico nel nostro paese. Perché le donne si trovano spesso a lavorare in lavori precari, in lavori part-time? Perché le donne hanno un vincolo in più rispetto agli uomini, e cioè il fatto, come dicevo all'inizio, che devono occuparsi del lavoro di cura. Quindi se ci sono dei figli, ma badate bene, non solo dei figli, anche delle persone anziane non autosufficienti, se ci sono delle persone con gravi disabilità che devono essere accudite nella casa, in un modo assolutamente sperequato, questo peso, questo onere, anche per gli aspetti positivi che ci sono, ma parlo di onere in termini di tempo, è un onere che grava sulle donne, perché è una caratteristica particolarmente accentuata nel nostro paese, vera in generale, ma particolarmente accentuata nel nostro paese, è che il lavoro domestico e di cura non è condiviso, cioè non è parimenti distribuito fra i generi, ma distribuito in misura assolutamente preponderante sulle donne rispetto agli uomini. Questo aspetto è rilevante anche per capire un'altra cosa che è successa durante la pandemia. Cioè, cosa è successo durante la pandemia? È successo che, come sappiamo tutti, c'è stato uno stress da conciliazione perché sono state chiuse le scuole, gli asili, i centri diurni per persone anziane non autosufficienti. Per cui tutto questo insieme delle strutture che in misura molto differenziata nel nostro paese danno una mano. Non solo le scuole, gli asili ovviamente non servono solo per accudire o per tenere in custodia, hanno anche altre importanti funzioni, ma sicuramente alleggeriscono il lavoro di cura. Il venire meno di queste strutture ha comportato la necessità di seguire da casa a casa persone che prima, almeno per un periodo della giornata, non erano in consegna, se erano i figli, diciamo, ai genitori. Cosa è successo quindi? Questo che viene chiamato uno shock organizzativo familiare nel periodo del lockdown ha interessato 2 milioni e 900 mila nuclei, e quindi è importante andare a capire cosa è successo in questi nuclei, cioè chi si è fatto carico, in quale misura, in quale modalità di far fronte a un lavoro di cura con i figli minori a casa, spesso da seguire anche nella didattica a distanza, eccetera. E ovviamente lo stress, questo stress da conciliazione è stato molto rilevante, soprattutto nelle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano e nessuno dei due aveva la possibilità di lavorare a distanza. E quindi, tenendo conto anche che i cosiddetti servizi informali di cura, cioè l'aiuto dei nonni fondamentalmente, è venuto meno per il problema del contagio, si sono trovati in una situazione particolarmente drammatica. E questa situazione che ho appena descritto, secondo i dati Istat, che sono quelli che ho qua sotto e sto guardando, ha interessato circa 853.000 nuclei con figli d'età inferiore a 15 anni. Di questi 853.000 nuclei, 270.000 sono monogenitori, che sono quasi per l'85% sono fatti da donne. Quindi abbiamo avuto uno stress fortissimo per cercare di tenere insieme lavoro e cura dei figli in una situazione in cui appunto è successo quello che ho appena raccontato. C'è stato un intervento pubblico di sostegno attraverso misure, diciamo, di conciliazione, cioè come sapete il congedo parentale Covid e il bonus babysitting. Ora è interessante vedere, e ce lo dice sempre lì, in questo caso i dati sono di fonte INPS, chi ha usufruito di queste misure, e in particolare per quanto riguarda il congedo parentale Covid, che ha dato la possibilità di rimanere a casa
per un certo numero di giorni per accudire il bimbo che non poteva andare a scuola, è stato richiesto, provate a immaginarlo da voi prima che ve lo dica, se guardiamo quante donne e quanti uomini, per il 79% è stato usufruito da donne. Quindi in grandissima misura il numero di soggetti che hanno rinunciato al lavoro per stare a casa ad accudire il figlio sono le donne. E così anche, cioè, è più difficile capire per il babysitting, anche in questo caso l'ammontare di richieste che vengono da donne è molto elevato, il 70%, però è più difficile lì capire, fare un'analisi di genere. Quindi il carico del lavoro di cura sembra essere rimasto di più sulle spalle delle donne. C'è stata una indagine che è stata fatta dall'INAP che riguarda la fase proprio del lockdown, e cioè attraverso dei questionari, un'indagine campionaria, si è cercato di capire se c'è stata o non c'è stata condivisione nel periodo del Covid proprio rispetto a quello che è l'onere da cura. E i risultati principali di questa indagine sono questi. Nelle famiglie, nelle famiglie in cui tutti e due, uomini e donna, l'uomo e la donna, erano a casa in smart working, quindi nella condizione potenziale di poter condividere il lavoro di cura, questo lavoro di cura è rimasto prevalentemente in capo alle donne, anche se è un pochino al margine, un po' di miglioramento c'è stato. Quindi l'effetto dello scenario emergenziale ha avuto un'azione opposta fra maschi e femmine nella gestione del proprio tempo di lavoro, nel senso che le donne l'hanno ridotto, e gli uomini nello smart lo hanno addirittura aumentato. Ma l'elemento che vorrei sottolineare è questo: nella fase di ripresa del lavoro fuori casa, si è automaticamente ripristinato l'insufficienza, cioè il ridotto contributo maschile alla gestione dei carichi familiari precedente al lockdown. Quindi, anche se durante il lockdown un minimo di variazione si era verificata, non ha tenuto al momento in cui si è ripartiti. Quindi, il quadro che emerge è un quadro molto preoccupante. Emerge un quadro molto preoccupante perché questi meccanismi. Questo meccanismo per cui c'è una sperequazione così forte nel lavoro di cura, tanto da diventare un handicap per la donna ad accedere al mercato del lavoro in condizioni di ordinaria, avere creato una tensione da conciliazione particolarmente rilevante nel periodo della pandemia, si riproduce tale quale come se niente fosse accaduto nel periodo della ripresa. Dico nel periodo della ripresa perché questa indagine a cui facevo riferimento riguardava il periodo del lockdown. Dopo il lockdown sapete che c'è stato un periodo di ripresa in cui speravamo che le cose andassero a posto. Quindi perché dico è molto preoccupante questo dato? È un dato molto preoccupante perché ci mette sul chi va là rispetto a quello che potrà succedere alla fine di questa storia, alla fine di questa drammatica pandemia. La tensione continua, questo sforzo continuo di conciliazione rischia di compromettere alcune delle conquiste in campo lavorativo fatte dalle donne, cioè il fatto di dover continuamente accedere a congedi, di dover fare uno smart work depotenziato, perché alle donne si chiede una cosa che è impossibile, guardate, io lo dico sempre, cioè si chiede nella stessa unità di tempo di accudire al figlio e di lavorare. Quindi tu sei a casa, se sei a casa non hai diritto al congedo, però devi lavorare e accudire il figlio. E questo, francamente, chiunque abbia provato a farlo, non è possibile, perché per quanto noi siamo delle maghe, non è possibile. E questo sembra molto difficile da fare capire. Allora si trovano per forza di cose delle soluzioni di compromesso
E il rischio è che, come già succede, l'accesso allo smart working a parità di altre condizioni è più forte per le donne che per gli uomini. Lo smart working viene considerato uno strumento sbagliato di conciliazione e si arretra rispetto alla qualità del proprio lavoro, alla posizione che si ha nel proprio lavoro, andando ad accentuare quelle discriminazioni già così forti, in termini di carriera, di soddisfazione, eccetera, che caratterizzano il mercato del lavoro, femminile. Quindi siamo di fronte a una situazione effettivamente preoccupante. Mai come in questo momento la necessità di considerare il tema della cura come un tema non delle famiglie e all'interno delle famiglie della donna, ma come un tema rilevante socialmente, è emerso in tutta la sua forza. È emerso nelle carenze che abbiamo visto nella cura pubblica, perché per quanto noi abbiamo, per esempio, per la sanità, un sistema sanitario nazionale pubblico piuttosto importante che effettivamente ha mostrato i suoi limiti, ma anche la sua forza in questo periodo di pandemia, è evidente che è emersa, ad esempio, l'insufficienza del numero di occupati in questo settore. Quindi abbiamo dovuto assumere infermieri, richiamare i medici da tutte le parti, potevamo, compresi i pensionati e quelli ancora da specializzare, perché non abbiamo programmato per tempo, nonostante da tempo diciamo che c'è un'insufficienza di disponibilità di medici e infermieri nel nostro paese. E quindi questo tema che ho appena ricordato sulla difficoltà che si hanno quando le istituzioni classiche vengono meno, ha sottolineato l'importanza di questo tema. Ciò nonostante, la sfida che abbiamo davanti è capire se si è imparato che questo tipo di attività non può essere, ripeto, un'attività considerata solo personale, appannaggio delle famiglie e delle donne, ma deve essere considerato un valore sociale, perché dare cura ai nostri figli, avere degli anziani che passano con una qualità della vita migliore, garantire alle persone con disabilità anche grave la possibilità di una vita indipendente, dovrebbero essere obiettivi fondamentali per la qualità e il benessere di una cittadinanza. Il lavoro di cura non sulle persone, ma quello proprio domestico, che noi conosciamo molto bene, perché sembra che la maggioranza degli italiani, sia donne che uomini, pensano che le donne sono più adatte per questo difficilissimo lavoro che è il lavoro domestico. Sembra che noi siamo più brave perché è molto complicato il lavoro domestico. Dicevo che anche questo è fondamentale perché la stessa economia va avanti, non dico la società, perché se nessuno fa da mangiare, se nessuno lava i vestiti e ristira, eccetera, non c'è neanche la possibilità che la forza lavoro lavori, perché senza questo tipo di accudimento basico siamo tutti fermi. Quindi è la necessità fondamentale che questi temi vengano considerati come temi di interesse sociale. Quali, mi chiedeva la mia omonima Cecilia, quali politiche? Allora, sembra abbastanza evidente da quello che ho appena detto quali sono i suggerimenti fondamentali che devono essere perseguiti. Un primo aspetto che è assolutamente cruciale è quello di investire in servizi. Lo diciamo da anni, lo so, ma resta vero che questo è il nodo, in servizi, che significa prima di tutto asili, nido, poi scuola. Il tempo scuola è un aspetto importante perché purtroppo il mercato del lavoro è sempre più esigente, non tanto nel numero di ore richieste, quanto nella flessibilità. Quindi ci sono molti lavori per cui bisogna lavorare presto la mattina o tardi il pomeriggio e gli orari non sono adattabili. Quindi ci vuole il prescuola, ci vuole il postscuola. Poi non è che dobbiamo lasciare i figli 20 ore all'asilo, no? Però avere quella flessibilità che ci permette di conciliare, e non solo alle donne, ma anche agli uomini, no? Ovviamente. E ci vogliono dei servizi, come dicevo, per le persone anziane, come i servizi diurni, di socializzazione, di qualità. Ci vuole il servizio a domicilio per permettere sia la qualità della vita delle persone anziani non autosufficienti che possano trascorrere a casa il loro tempo senza essere messe in un istituto solo perché non sono più capaci di lavarsi o di mangiare da soli.
Ci vogliono investimenti in appartamenti attrezzati che rendano possibile la vita indipendente a soggetti che cominciano ad avere o hanno delle disabilità motorie, sensoriali e anche cognitive, perché ormai si arriva con la domotica a degli strumenti che sono incredibili per permettere autonomie anche a fronte di gravissime difficoltà. Questo tipo di investimento è nell'aria oppure no? Qualcosa sembra muoversi finalmente, per esempio nella stesura attualmente in discussione in Parlamento, che risale, diciamo, al governo Conte 1, ma penso non verrà, mi auguro non verrà modificata con il Draghi, al Conte 2, scusate, col Draghi 1 e Conte 2, e sono state appostate delle cifre importanti per le infrastrutture sociali, così come per gli asili nido. Questi sono strumenti molto importanti perché possono creare tempo, liberare tempo per le donne per potersi dedicare non solo al lavoro, se vogliono farlo, ma anche alla partecipazione, alla vita. Ci sono dati interessanti, per esempio, sull'aumento significativo della partecipazione, che so, al volontariato da parte delle donne rispetto agli uomini, ma anche servono per aumentare la domanda di lavoro femminile, perché nei servizi di cura, anche quelli, cioè negli asili nido, nelle strutture, eccetera, l'offerta di lavoro, cioè la domanda di lavoro è rivolta prevalentemente alle donne, quindi c'è un'occupazione femminile particolarmente marcata. Questo è sicuramente l'aspetto cruciale, però ci vuole anche un altro passaggio. Ovviamente i congedi, l'abbiamo visto, sono un aspetto fondamentale, ma bisogna che i congedi siano equilibrati, cioè siano congedi sia per gli uomini che per le donne. Bisogna assolutamente aumentare il congedo di paternità. Perché questo è importante? Perché noi continuiamo a pensare, anche le donne lo pensano, alla conciliazione come un problema femminile e da lì non si esce. Non si esce e questo significa che poi, anche quando facendo i salti mortali si concilia, si trova, come dicevo, la necessità di aggiustare o da una parte o dall'altra, generalmente dall'altra, cioè accettando lavori precari e di serie B. Mentre invece quello di cui c'è assolutamente bisogno è una condivisione. No, bisogna che anche, cioè nella vita privata, non solo nella vita pubblica, con la socializzazione di una parte rilevante del lavoro di cura, ma anche nella vita privata, perché una parte della cura necessariamente e fortunatamente deve restare in capo alle persone che sono più affettivamente legate al soggetto che ha bisogno, sia esso un bimbo o una persona anziana o una persona gravemente disabile, però ci vuole condivisione. Quindi bisogna agire anche attraverso il modo in cui vengono definiti gli strumenti di aiuto, perché si modifichi progressivamente quello stereotipo così pesante nel nostro paese, che ruolizza in modo talmente forte donne e uomini, che noi sappiamo, perché le interviste, le survey ce lo dicono in modo molto preciso, l'uomo che chiede un congedo parentale per portare suo figlio dal dentista, di solito si trova una resistenza da parte del suo datore di lavoro che gli chiede: ma come, questo bimbo non ha una madre, perché devi andare tu? E l'altra questione è che ovviamente se partiamo da una differenza così forte sul mercato del lavoro, quando si deve scegliere chi prende il giorno di congedo, si sceglie la donna non solo per lo stereotipo culturale, ma anche perché, siccome il congedo non è pagato al 100%, dal punto di vista familiare è più conveniente che perda un pezzo dello stipendio chi ha lo stipendio più basso, e questo generalmente la donna. Quindi i campi di azione devono essere tanti. Chiudo, perché ho parlato anche molto, mi scuso, chiudo con un elemento importante che riguarda sempre il recovery fund. Nel recovery fund, la scelta che è stata compiuta è stata quella di, almeno per ora, nelle dichiarazioni, perché poi deve essere costruita questa cosa, di adottare una politica di genere
una politica che, di gender mainstreaming, cioè adottare l'ottica di genere come trasversale. Cioè l'idea che ogni missione, ogni insieme di politiche nei vari settori che sono contemplati da recovery, quelli che riguardano l'innovazione tecnologica, la transizione ecologica, l'istruzione, la sanità, eccetera, tutte queste politiche devono essere valutate nell'impatto che hanno per superare i divari di genere. Sembra una cosa stupida, ma non lo è affatto, perché è difficile pensare a una politica che non abbia anche un effetto di genere. Pensate solo, faccio l'esempio più così che mi viene in mente, pensate solo alla mobilità. L'investimento nel trasporto pubblico ha una dimensione di genere, perché le donne si muovono con i mezzi pubblici relativamente di più che gli uomini si muovono più facilmente, termini relativi, con mezzi privati, per esempio. E quindi, questo è un esempio banale, l'informatizzazione, l'accesso alla digitalizzazione ha un impatto di genere perché le donne al momento in Italia sono più indietro rispetto agli uomini e così via. Quindi, oltre a politiche dedicate, bisogna pensare anche a che tutte le politiche possono avere un impatto, andare a capire come e guidarle perché servono per superare i forti divari che abbiamo. Avevo detto che questa era l'ultima cosa, ma Cecilia, dammi un altro minuto perché ne devo dire una importantissima che segna una divergenza fra me e un altro membro del mio governo, però vi meraviglierete. E cioè, parte delle donne politiche, tra cui anche la ministra delle pari opportunità, perché l'ha ribadito oggi, ritengono che sia fondamentale per il lavoro femminile la decontribuzione o la detassazione. Ecco, io credo che quelle politiche lì siano sbagliate, non solo poco efficaci, ma sbagliate. Intanto partono da una premessa che francamente non condivido, cioè non è che la donna deve poter lavorare solo perché costa meno, scusate, noi non abbiamo mica un disagio naturale che ci impedisce di essere di pari o superiore qualità, visto che mediamente siamo più istruite rispetto ai nostri partner maschi. Il problema è che quello che si sta dimostrando, dimostrato in Italia in tutti gli anni in cui ci sono state politiche di questo genere, è che queste politiche in realtà non è che migliorano la situazione, la peggiorano perché abbassando il costo del lavoro estremizzano quella tendenza che già c'è a dare occupazione alle donne in segmenti di mercato segregati e dequalificati, cioè attivano con un minor costo del lavoro dei segmenti che non avrebbero la capacità economica di stare in piedi da soli, quindi nel settore dei servizi o anche nel settore dei servizi di cura esternalizzati, no, privati, eccetera, dove le donne vengono pagate pochissimo, con condizioni di lavoro discutibili per quanto riguarda i turni, la loro programmazione, eccetera. Quindi io credo che noi dobbiamo con dignità e forza arrivare sul mercato del lavoro in condizioni di parità, che non ci siano scorciatoie. È necessario affrontare il tema dove sta, e il tema sta nella necessità di guardare congiuntamente l'organizzazione della società con il peso che ho detto del lavoro di cura, del suo valore sociale e l'organizzazione della famiglia con una revisione profonda dei ruoli. Se non affrontiamo il tema dove sta, allora il problema non lo risolveremo mai. Grazie. Scusate che ho un po' abusato. Grazie a te del tuo intervento. Io invece in questo momento presenterò Cristina Maccari, che sarà il prossimo intervento, che è componente della segreteria della CISL provinciale, laureata in giurisprudenza, si occupa di politiche del mercato del lavoro, industria e artigianato. Scusate, politiche per la salute e sicurezza del lavoro, politiche di genere e per molti anni segue il settore metalmeccanico, comprese alcune realtà del territorio. Il suo intervento verterà sulle questioni sindacali, cioè di come la pandemia ha colpito l'occupazione, delle donne e qual è stato il ruolo del sindacato nelle contrattazioni su sicurezza, orari, smart working e gestione dei servizi. Quali sono le criticità, quali sono le strade e le proposte perseguibili? Passo la parola a Cristina. Prego. Grazie, grazie mille, buonasera a tutte e a tutti.
Direi che il quadro che ha tracciato la professoressa Guerra è esattamente quello che è successo sul nostro territorio. Evidentemente i dati non mentono in questo. Quello che è successo nel nostro territorio, e quindi io parlo prevalentemente appunto del territorio di Torino e della sua provincia, l'effetto della pandemia ha avuto un impatto devastante sull'occupazione femminile. Riprendo solo brevemente perché sono stati trattati con grandissima capacità di analisi le tematiche della professoressa Guerra, ma il fatto che le donne siano quelle che hanno patito di più gli effetti della pandemia è un dato ovviamente che emerge con grande forza, perché sono donne occupate prevalentemente nei settori, come si diceva, in cui il lavoro è più precario, quindi pubblici esercizi, ristoranti, bar, hanno perso il lavoro in maniera silenziosa, perché come veniva detto i contratti a tempo determinato scadono, non c'è bisogno di un licenziamento e di conseguenza quel contratto finisce nel silenzio sostanzialmente. C'è anche un altro aspetto che si è visto poco, si è evidenziato poco, perché di nuovo è caratterizzato dal grande silenzio, ed è quello delle persone che sono state occupate con lavori irregolari. Ovviamente non ci piacerebbe, non dovrebbe esistere il lavoro irregolare e il lavoro nero, ma sappiamo perfettamente che esiste, inutile nascondere la testa sotto la sabbia. E anche la nostra provincia, anche il nostro territorio è, come dire, coinvolto da questo fenomeno purtroppo. E lo abbiamo visto soprattutto nel periodo del lockdown, quando a un certo punto abbiamo iniziato a vedere le regolarizzazioni delle colf e delle badanti. C'è stato, se vi ricordate, all'inizio del lockdown soprattutto, un fenomeno particolare che è stato l'incremento delle assunzioni. E questo non è che è stato, come dire, un momento particolarmente felice per chi doveva svolgere il lavoro domestico, ma in realtà questo fenomeno è stato semplicemente la conseguenza del fatto che per andare in giro per la città occorreva avere l'autocertificazione. Quindi non si è trattato di fatto di nuovi contratti, ma è stata la regolarizzazione di contratti che venivano, di contratti di lavori che venivano svolti sostanzialmente senza contratto. Quindi questo ha fatto un po' emergere una delle criticità, si dice spesso, no? La pandemia porta in superficie le criticità che c'erano già in precedenza, e questa è una di quelle. Infatti il lavoro nero però ha avuto, al di là delle regolarizzazioni di un numero significativo, soprattutto all'inizio del lockdown, di colf e di badanti, ha avuto come altro effetto che i lavoretti che venivano svolti per integrare un po' magari un reddito familiare non si sono più potuti svolgere, quindi con un forte impatto anche in questo senso. L'altro aspetto che veniva ricordato dalla professoressa Guerra è l'occupazione delle donne in settori dove l'occupazione è in percentuale molto elevata, e il settore della sanità, il settore dell'assistenza ha visto un dato, come dire, non favorevole, che è quello del numero degli infortuni. Il 76% degli infortuni nel corso del 2020 ha riguardato donne, proprio perché occupate nei settori dove, negli ospedali, quindi infermiere, OSS, dove hanno continuato costantemente a lavorare, hanno proseguito la loro attività quotidianamente senza, tra l'altro, mai mollare. Hanno avuto una tenacia incredibile le donne occupate in questi settori. Infatti nel 2020 si sono ridotti molto gli infortuni sul lavoro, per fortuna, non a sufficienza, ma per fortuna, perché si sono ridotte le attività lavorative, sono incrementati gli infortuni Covid, si sono ridotti gli infortuni in itinere, perché tra lo smart working e il fatto che comunque ci fossero delle attività chiuse, si sono ridotti enormemente quelle tipologie di infortunio. Noi abbiamo visto, lo hanno visto soprattutto le nostre categorie che hanno lavorato quotidianamente con le lavoratrici di questi settori, soprattutto all'inizio della pandemia, un quadro drammatico per quello che riguarda i contagi, perché
In alcune realtà, in alcune situazioni, all'inizio soprattutto, mancavano i dispositivi di protezione individuale. Alcune colleghe mi raccontavano di OS, di assistenti che anziché i camici indossavano i sacchi dell'immondizia. Purtroppo all'inizio mancavano le mascherine chirurgiche, per cui anche in realtà con un rischio di contagio molto alto c'erano molte donne che lavoravano con mascherine di stoffa, magari fatte in casa. Questo ha fatto sì che ovviamente il numero degli infortuni in quei settori, infortuni Covid evidentemente, in quei settori sia stato davvero molto alto. Veniva evidenziato in precedenza come oltre alle difficoltà vissute sul mercato del lavoro, molte difficoltà si sono vissute anche nelle case, perché le case, io lo dico sempre, si sono riempite di gente, nel senso che abbiamo avuto nelle nostre case i nostri figli in DAD, i nostri figli in quarantena. Penso che chiunque abbia figli almeno una volta in questo anno ha dovuto utilizzare i congedi che non ci sono stati per tutto il periodo. Adesso per fortuna ho visto che ci si sta di nuovo muovendo in questa direzione, ci si è dovute fermare e rimanere a casa con i figli per l'assistenza sostanzialmente per questi periodi di quarantena. Abbiamo visto le case abitate, più abitate, perché è stato utilizzato molto lo smart working, come veniva detto, sia dalle donne che dagli uomini, e in quelle stesse case spesso ci sono stati anche gli anziani, di cui giustamente ci si deve prendere cura. Però è evidente che sulle spalle delle donne ha pesato in maniera significativa tutta questa presenza all'interno delle nostre case. Io penso che fatta la fotografia, quindi il quadro è abbastanza chiaro, la fotografia è abbastanza chiara, dobbiamo cercare di capire e fare uno sforzo per fare un passo in più, quindi per provare a capire quale strada possiamo provare a seguire per dare qualche risposta a queste criticità che, ripeto, spesso erano già evidenti, ma il Covid ha ancora più evidenziato. E allora ritengo che sia importante mettere le donne nelle condizioni di poter lavorare, per poter aumentare la qualità del lavoro, ma anche la quantità del lavoro. Alcune, ricette sono state evidenziate dalla professoressa Guerra. Le infrastrutture sociali sono fondamentali. È evidente che per poter scegliere di lavorare, magari lavorare anche a tempo pieno e non dover lavorare con un part-time, che appunto è sempre una scelta, dimezzata, è importante che ci siano asili nido, è importante che ci sia il tempo pieno. Noi abbiamo visto moltissime donne in questo periodo rassegnare le dimissioni ed è molte donne passano attraverso i nostri uffici perché i nostri uffici possono aiutare le persone a rassegnare le dimissioni, che per fortuna non si possono più rassegnare in bianco da qualche anno, per cui bisogna seguire una procedura che è appunto a garanzia è proprio fatta per evitare che le dimissioni vengano rassegnate in bianco, e abbiamo notato un incremento elevatissimo di dimissioni date dalle donne che motivano proprio le dimissioni con l'impossibilità di conciliare l'attività professionale con l'attività familiare, e questo evidentemente è un dato drammatico. Anche perché è poi molto difficile da recuperare in un mercato del lavoro sostanzialmente paralizzato, immobile, in un anno come questo che abbiamo vissuto e anche con un 2021 come quello che stiamo iniziando a vedere. L'altro elemento evidentemente è legato all'assistenza agli anziani. Noi abbiamo visto molte famiglie che stanno facendo delle scelte
differenti da quelle che avrebbero fatto in passato. Magari in passato avrebbero scelto di affidare l'anziano alle cure di una struttura sanitaria, di una RSA, e invece adesso per il timore dei contagi, per il timore che gli anziani si possano ammalare in quelle strutture, nonostante ci siano piani vaccinali che in qualche modo stanno andando avanti, non come vorremmo, ma stanno andando avanti, si sceglie di tenere gli anziani in casa. Ed è chiaro che anche in questo caso molta dell'attività che deve essere svolta nell'attività di cura ricade sulle spalle delle donne, ed è necessario, come veniva evidenziato, una assistenza domiciliare, un'assistenza territoriale che sia anche qualificata e che sia in grado di permettere di conciliare entrambe le cose. Veniva detto che il mercato del lavoro che stiamo vedendo adesso è sostanzialmente, come io lo metto tra virgolette perché non è stato questo il termine utilizzato, ma io dico drogato dal fatto che al momento c'è il blocco dei licenziamenti e c'è la cassa integrazione. Blocco dei licenziamenti fino alla fine di marzo, poi probabilmente auspichiamo che prosegua fino alla fine di giugno, ma a un certo punto noi avremo un numero importante di persone che al momento erano le più fortunate perché avevano i contratti a tempo indeterminato, quindi è stato possibile utilizzare per loro la cassa integrazione. Ma a un certo punto, quando finirà la cassa integrazione, quando non ci sarà più il blocco dei licenziamenti, noi avremo moltissime persone che perderanno il lavoro, e molte di queste proprio nei settori con più alto tasso di occupazione femminile, perché chi era assunto a tempo indeterminato nei pubblici esercizi difficilmente potrà riprendere l'attività, perché abbiamo visto che lo scenario non sta migliorando, non vediamo uno scenario rassicurante da questo punto di vista. E allora io penso che sia importantissimo, tra le cose che dobbiamo fare per provare a rimandare le donne a lavorare, operare davvero su quelle che sono le politiche attive, perché noi avremmo davvero un numero importantissimo di persone che perderanno il lavoro, persone che non hanno avuto il lavoro e purtroppo in questo anno non lo hanno nemmeno potuto cercare perché non c'erano occasioni di lavoro. Queste persone vanno messe nelle condizioni di rendersi, come dire, più proattive possibile. Vanno inseriti in percorsi di formazione assolutamente mirati per trovare effettivamente un'occupazione. Per anni abbiamo parlato di politiche attive, abbiamo fatto un sacco di iniziative, un sacco di convegni, non siamo mai riusciti a rendere davvero operative queste politiche attive, quindi ad aiutare davvero le persone a rioccuparsi. Oltre a queste, ancora prima di questa attività di riaccompagnamento al lavoro, penso che abbiamo un'altra grandissima responsabilità nei confronti delle ragazze più giovani, perché dobbiamo avere un po' il coraggio di provare a vedere dove sta andando il mercato del lavoro, e basta guardare quali sono le direttrici del Recovery Fund per capire quali sono sostanzialmente le direzioni, e dobbiamo avere il coraggio di dire alle nostre giovani, anche provando a superare un po' un retaggio culturale che ci portiamo dietro, che devono studiare sempre di più le materie STEM. Si sta andando nella direzione di avere sempre di più ricerca, sempre di più come dire, innovazione tecnologica, e noi abbiamo un po', lo dicevo prima, questa resistenza culturale per cui le materie scienze, tecnologia, ingegneria, matematica ci sembra sempre che non siano nelle corde delle donne. Ecco, siccome una grossissima fetta del mercato del lavoro andrà in quella direzione, e noi siamo a Torino. Torino è una città ancora profondamente manifatturiera. Certamente si sta trasformando, non è più la Torino di 50 anni fa. Le attività anche all'interno delle fabbriche si stanno trasformando, ma è proprio l'innovazione tecnologica che rischia
Se noi non diamo delle indicazioni corrette, delle indicazioni importanti alle nostre giovani, rischia di lasciare indietro le nostre ragazze, proprio perché i lavori che si svilupperanno probabilmente in quei settori saranno comunque lavori di qualità, e se perdiamo quel treno, se le nostre ragazze perdono quel treno, rischiano di avere delle opportunità in meno rispetto ad altri. Io penso che una delle strade da seguire, soprattutto a livello territoriale, sia legata al tentativo di creare delle reti. Allora, ho visto nella locandina, sono stata favorevolmente colpita, che già questa iniziativa è stata organizzata da più comuni, quindi Piossasco, Rivalta e Bruino. E questo mi fa molto piacere, perché non solo ci si mette insieme per organizzare un'iniziativa, ma mi pare di aver capito dall'introduzione anche di Cecilia che ci sia davvero una progettazione, ci siano anche altre tipologie di progettazione che si fanno insieme. Io penso che sia una chiave di lettura importantissima, una strada da seguire assolutamente fondamentale, perché già sul territorio, per esempio penso al Pinerolese, si stanno facendo delle esperienze di lavoro in rete. Per esempio sul Pinerolese, così veniamo un po' alle questioni di territorio, diciamo, è stata lanciata ormai un anno fa un'iniziativa che si chiama Ripartiamo Insieme. Sostanzialmente un gruppo, un consorzio di imprese si è messo insieme, insieme ad Acea, che è sostanzialmente la società dell'energia del territorio, e hanno provato a vedere che cosa si potesse appunto fare insieme per il territorio, superando un po' tutti quelli che sono gli interessi di parte, e lo hanno fatto insieme alle organizzazioni sindacali e insieme alle amministrazioni locali. Sono partiti in realtà da una situazione molto concreta, che era legata al fatto che una delle aziende che faceva parte del consorzio aveva un esubero di personale, non erano licenziamenti in quel caso, erano contratti di lavoro a termine che stavano scadendo, e quell'impresa aveva perso un'importante commessa. Ecco, le aziende che facevano parte del consorzio hanno cercato tutte insieme di trovare una soluzione per quei lavoratori, che quindi sono stati ricollocati in altre imprese del territorio. Di lì è proprio partita questa idea di provare a lavorare insieme, quindi dire imprese del territorio, organizzazioni sindacali che comunque hanno un po' il polso della situazione rispetto a quello che succede rispetto all'occupazione sul territorio, mettersi insieme per provare a capire quali possono essere le strade da seguire per incentivare anche insediamenti di nuove imprese sul territorio, perché soltanto se aumentano le occasioni di lavoro, per tutti evidentemente, non solo per le donne, ma per tutti, ci possono essere maggiori occasioni di occupazione anche per le donne. È importantissimo, io penso, provare a superare le resistenze locali, perché poi è sempre, quando si parla per esempio di insediamenti delle imprese, capisco che è sempre molto bello, è molto bella l'idea di avere un'impresa sul proprio territorio, ma è chiaro che se da soli difficilmente si riescono a fare delle politiche davvero attrattive, davvero incentivanti, se ci si mette insieme e c'è una forte governance, una visione di territorio importante delle cose, io penso si possono fare. È chiaro che poi da soli non si va da nessuna parte, nel senso che queste politiche devono essere coordinate con le politiche della regione, con le politiche dell'area metropolitana. Questo, ecco, è uno degli elementi forse un po' deboli che abbiamo visto in questi anni. Adesso
al di là del, come dire, delle questioni di principio legate alle, all'abolizione delle province, noi abbiamo vissuto proprio con un po' di difficoltà il fatto che mancasse questo ente intermedio che aveva davvero la possibilità di leggere più da vicino i territori e di dare più da vicino delle, delle risposte concrete. Io penso, e per esempio anche sul vostro territorio, prima lo diceva Silvana, per qualche anno ho seguito le imprese metalmeccaniche del territorio, sul territorio di Piossasco ci sono imprese del settore ferroviario importante, c'è Fevlè, c'è Ansaldo, ma sul Pinerolese, anche nel Pinerolese ci sono importanti aziende che lavorano nel settore ferroviario, a Savigliano ci sono grandi, c'è una grande impresa. Ecco, l'idea di provare a connotare il territorio e magari provare ad immaginare il distretto del ferroviario potrebbe essere per esempio un'idea da cui partire, perché evidenziare quello che abbiamo ritengo sia assolutamente importante, cioè è chiaro che è importante provare ad immaginare anche delle cose nuove, però dobbiamo partire da quello che c'è e provare a valorizzare quello che c'è. Io non mi dilungo di più, però l'invito, come dire, l'auspicio è proprio quello di continuare a lavorare insieme, a mettere insieme le forze, perché più occasioni si creano, evidentemente più possibilità ci sono per offrire tutte le soluzioni possibili a più persone possibili. Grazie. Silvana, hai il microfono spento. Ok. Ok, scusate. Ringraziamo quindi Cristina e presento il prossimo intervento di Marie-Jeanne Ballagizzi, presidente del Forum delle Donne Africane, laureata in giurisprudenza. Si è sempre occupata della protezione dei diritti delle donne in condizioni vulnerabili a causa della guerra in Congo. Importante la sua presenza attiva qua a Torino, ma con una particolare attenzione al Congo, il suo paese di origine. Fa parte del progetto Gruppo Espoir, progetto di formazione professionale che in Congo sostiene le donne vittime di stupro e di schiavitù. Fa parte del collettivo Donne Africane con l'obiettivo di condividere momenti di vita e le azioni di cambiamento che riescono a realizzare. È attiva nel creare reti con donne di con gruppi di donne esistenti a Torino, collabora con le donne della diaspora africana in Europa. Ci parlerà del lavoro come strumento di integrazione, di come le donne migranti vivono la situazione di pandemia, le loro difficoltà e la loro partecipazione attiva. Do la parola a Marie-Jeanne. Cos'è successo? Marie-Jeanne, non sei più collegata? Vedo che ha un punto esclamativo sulla sua icona, quindi può essere abbia problemi di connessione. Sentite? Sì, ora sì. Sì, non ti vediamo. Sì, ho perso la connessione, sono di collegarmi di nuovo. Ok, grazie. Ora sentiamo la voce, non ti vediamo come immagine, ma va bene così se non riesci. Penso di sì. Noi ti sentiamo. Okay. Io devo parlare del lavoro le donne migranti in questo momento della pandemia. Sì. Io mi ha presentato, però sono vicina all'organizzazione del Forum Africano e lavoro molto con
associazione Gruppi di Donne Africane in Italia. E parlando del lavoro, ho pensato che non si può dissociare il lavoro e l'integrazione, perché il lavoro è un elemento fondamentale di dignità, di liberazione, di socializzazione per tutti, e lo è ancora di più per l'immigrato. Una persona che per qualche motivo lascia la sua propria terra, la sua rete sociale, familiare, per cercare una vita migliore, il lavoro lo permette di essere inserito in una società, creando legami con altri membri di quella società. È un elemento di una persona. Il lavoro ha la dà la possibilità di una vita dignitosa, essere socialmente utile e non essere considerato come parassita sociale, come alcuni hanno tendenza a considerare i migranti e soprattutto le donne migranti. Non si può separare questi due elementi, perché lavorando con le donne noi ci siamo resi conto che le donne migranti e soprattutto africane vivono nell'isolamento totale, chiuse in casa o nelle loro piccole comunità. Per queste persone essere inserite in un contesto lavorativo permette di uscire, di imparare la lingua, le abitudini, le regole del luogo dove si trovano. Molti programmi a livello nazionale e a livello europeo hanno messo l'accento sul lavoro come un elemento per l'integrazione di migranti, ma purtroppo non si riesce a raggiungere l'obiettivo, perché ancora oggi c'è una grandissima discriminazione. Questi programmi sono concentrati sui migranti uomini, perché è considerato che emigrano per lavoro e le donne vengono solo ricongiunte ai mariti. Questo fatto non tiene conto dell'immigrazione al femminile, che è in forte crescita. Già sul mercato di lavoro i migranti sono svantaggiati a causa di vari elementi, come il livello di qualificazione, la non riconoscenza di titoli di studio, la lingua, la mancanza di una rete familiare e altro. E quindi per la donna immigrata in questo contesto si trova doppiamente discriminata. È discriminata prima del fatto di essere donna e poi nel fatto di essere straniera. Arriva ancora di più per noi donne africane, per il colore della pelle, quando si presenta per un lavoro che di badante, due donne, una donna nera e una donna bianca, spesso la scelta è per la donna bianca e il colore della pelle fa che la donna africana non ottenga questa possibilità di lavoro. Io personalmente ho fatto moltissime formazioni qua in Italia, essendo che il mio titolo di studio di laurea non è riconosciuto qua in Italia, quando sono arrivata mi sono persa, dovevo ricominciare da capo. È stato un momento di stress, di disperazione, perché se immaginate ognuno di voi che si deve spostare, vuol dire si trovarsi in un paese nuovo, senza famiglia, senza un altro sostegno e che deve ricominciare tutto da capo, è difficile. Si perde prima il tempo di ambientarsi. Ho dovuto fare alcune formazioni come per esempio la ristorazione. E la domanda che tutte mi facevano, ma perché vuoi fare questo corso? Non sai che non è fatto per le persone di colore, soprattutto per le donne. Nessuno ti prenderà a lavorare in un ristorante. E quello l'ho dovuto capire, sperimentare quando dovevo fare un tirocinio. Ho cercato sul mio territorio dei ristoranti, anche delle persone che conoscevo, con cui andiamo in chiesa insieme, ho cercato di chiedere posso venire a fare lo stage nel tuo ristorante, ma la risposta è sì, ma se vieni
di giorno, ma di sera, vuol dire dalle 19 all'una. E a luna di notte io sono mamma, ho tre figli, come faccio a farlo? Vuol dire già questo fatto mi ha discriminato, ma quando chiedevo se a pranzo potevo venire, la risposta era no. L'ultima volta che ho avuto questa possibilità in un ristorante, sono finita solo a lavare i piatti e non mi hanno mai fatto avvicinare alla neanche alla sala. E oggi possiamo, ritornando a parlare di donne migranti, ho detto, possiamo che le donne lavorano in moltissimi settori adesso, ma le difficoltà che ho elencato prima fanno che un piccolissimo percentuale di donne riesce a lavorare con la sua qualifica. Altre hanno un lavoro meno qualificato, spesso, e si trovano nel settore sia di lavoro domestico, lavoro di cura o in agricoltura. Questo con un grandissimo rischio di segregazione in un ruolo lavorativo di serie B, perché il più grande problema rimane quello del riconoscimento di titoli del titolo di studio. Una donna laureata che arriva qua, e conosco moltissime donne africane, laureata o ingegnere, qualsiasi, anche ha fatto proprio degli studi importantissimi, ma si ritrova dopo 10 anni, 15 anni a fare un lavoro di pulizia o lavoro domestico, quando le chiedi hai ancora bisogno di camminare, non ce la fa. E in molti casi le donne rimangono anche senza possibilità di lavorare, perché non avendo una rete familiare, la persona si trova o magari un marito che lavora, è lei che deve sacrificarsi, vuol dire che è lei che deve rimanere a casa a badare ai figli finché questi figli diventano grandi, e lì dopo magari 10 anni che inizia a lavorare si ha le possibilità, perché si arriva anche a perdere anche il lavoro e anche l'autostima, e diventa anche difficile ritornare sul mercato di lavoro per cercare un'occupazione. Questo è un limite al processo di integrazione, è un motivo di esclusione sociale, perché la persona che non ha un lavoro si sente anche non fare parte di questa società, si sente che non partecipa alla costruzione, non partecipa proprio al bene di questa, della società accogliente, e ha tendenza anche a nascondersi, e diventa quell'immigrato che Sayad ha scritto che vive di assenza. E molte donne, migliaia di donne sul territorio italiano, donne migranti, vivono questa doppia assenza, non sono né qua e non sono neanche nel paese di origine, perché qua in Italia non partecipano perché è il sistema, è il paese che non le coinvolge in questo processo dove possono essere anche loro produttive. E la pandemia ha peggiorato ancora le condizioni di vita delle donne migranti. Ha colpito più chi viveva già in una situazione di difficoltà e di fragilità. Non vorrei ancora elencare o ritornare a quello che è già stato spiegato prima sull'impatto negativo che ha avuto la pandemia sull'occupazione e soprattutto sulle donne, perché molte donne, non avendo strumenti per affrontare questa situazione di emergenza, e purtroppo non ci sono ancora programmi adatti per venirle incontro, le donne che hanno perso il lavoro, che magari vivono, sono sole con figli, non la fanno ad andare avanti. Vuol dire che sono nella situazione di estrema povertà. Durante il lockdown le donne hanno un cumulo di lavoro, come abbiamo visto. Chi ha la possibilità ancora di lavorare da casa deve nello stesso momento badare ai figli, deve nello stesso momento seguire la didattica a distanza per i figli,
vuol dire chiedere di più, chiedere tre lavori allo stesso modo a questa persona. È una situazione di stress incredibile e ci sono passate durante il lockdown, ma non c'è neanche un sostegno psicologico. Allora immaginiamo la situazione delle mamme analfabete e magari ancora che non sanno parlare la lingua italiana, perché noi stranieri impariamo a dire anche l'italiano dai nostri figli. Sono i nostri figli che venendo da scuola ci esercitano a imparare la lingua italiana, ma noi dobbiamo fare durante il lockdown anche da insegnante, perché molti anche gli insegnanti mandavano i compiti senza tener conto se il genitore ha anche la capacità, ma non c'era un programma per avere sostegno a queste famiglie, a queste mamme che non avevano e non hanno strumenti, ma devono anche fare questo compito. A causa anche dell'isolamento domestico, molte donne sono vittime di violenze, con moltissime difficoltà di contatto con le autorità, e la burocrazia si è allungata in tutto. Come migrante anche, svolgendo lavoro essenziale per la società, soprattutto nel settore di assistenza, di cura, in agricoltura, durante il lockdown hanno continuato a lavorare ma nelle condizioni difficili, con forte rischio di contagio e senza possibilità di cure per chi è irregolare. Chi è regolare, quando arriva in ospedale, vuol dire arriva in una situazione già disperata, perché quando non ha ancora la febbre o la malattia ancora all'inizio, non può andare senza documenti al pronto soccorso. Al pronto soccorso deve presentarsi quando ha già dei sintomi, vuol dire regole. E questo ha fatto in modo che molti anche per paura, perché lavorando nell'informale, hanno dovuto abbandonare il lavoro. Abbandonare il lavoro vuol dire lì vivere nella povertà, vivere senza niente, con i figli. E io vorrei che magari noi come donne, con tutti i problemi che abbiamo elencato, in quanto donne, possiamo riflettere insieme, magari fare anche delle proposte in modo che venga, che tiene in considerazione questa categoria così fragile colpita da dalla pandemia, per avere dei programmi adatti a queste situazioni, in queste condizioni. E non vorrei parlare troppo, già avevo avuto anche problemi e mi scuso molto di connessione, magari vorrei più ricevere delle domande per approfondire o per chiarire. Grazie. Grazie a voi. Adesso in questo momento possiamo dedicarci alle riflessioni, agli interrogativi, alle cose che vogliamo chiarire. Come abbiamo detto prima, chi vuole, sento un ritorno di voce strano. Chi vuole, come dire, prenotarsi il proprio intervento, eccetera, ha la possibilità di chiedere la partecipazione con la famosa manina al fondo dello schermo. E niente, vi invitiamo a partecipare. Scusa Silvana, aggiungo, se non, nella vostra versione non compare la manina, anche scriverlo in chat va benissimo, tanto leggiamo e vi diamo la parola. Hai ragione, scusa. Scusami.
Non ci sono richieste per adesso. Mi sentite? Ops. No. Sì, sì, Laura, ti sentivamo. Vedo la mano alzata per filmare. Posso parlare? Mi sentite? Buonasera a tutti. Allora, non so benissimo come impostare il discorso, mi sono persa un pezzo di quanto ha detto la Maria Cecilia Guerra, ho ascoltato benissimo quello della Cristina Maccari, mi è piaciuto moltissimo quella invece della Marie. Non so se è stato trattato l'aspetto delle fabbriche, intendo non tanto non i servizi, parlo di aziende metalmeccaniche. Dunque, io penso che la signora la Cristina Maccari lo sappia sicuramente, dal 2008 al 2020 Torino e provincia sono state chiuse 370 fabbriche, medio, grandi, piccole. È una perdita di lavoro di 32.000 persone. Il dato sulle donne non ce l'ho, io faccio parte della FIOM CGIL. Pensiamo, penso che la Cristina Maccari abbia un riscontro su questo, no? Allora, pensiamo come FIOM e CGIL, praticamente, allora, lo dico un po' brutalmente, come lo dice il segretario della FIOM, no? Gli imprenditori devono smettere di vivacchiare e devono tornare a fare investimenti. Le istituzioni devono puntare al rilancio economico attraverso il rilancio industriale, dando prospettiva ai giovani. Oggi la media degli occupati nelle fabbriche ha oltre 50 anni, ma in questo modo stiamo perdendo una generazione intera. Serve un cambio generazionale, magari anche attraverso incentivi governativi, perché questa è la situazione delle aziende metalmeccaniche. I giovani o anche i meno giovani assunti negli ultimi anni sono purtroppo tutti. Ci sei, Silvana? Silvana, riattiva il microfono. Dicevo, negli ultimi anni il lavoro purtroppo è precario, sia per uomini, donne, ragazzi e giovani, meno giovani. E, sono contratti, l'ho vissuto sulla mia pelle, che vanno da un mese, settimane, due mesi, una settimana, lavori a chiamata, questo grazie alla politica italiana, ma questo è un altro, non è un altro discorso, però, in cui quando cessa un contratto di lavoro, è vero che non è un licenziamento, ma è come se lo fosse, perché tu vivi con la tegola sulla testa che questo contratto non ti venga rinnovato. Questo vale per il giovane, vale per la donna, vale per l'uomo.
Discorso pandemia, sicuramente a livello metalmeccanico su questi contratti a tempo determinato ha gravato tantissimo. Uno per perdita, proprio di lavoro da parte delle aziende, no? Quindi le aziende chi lasciavano a casa, a chi non rinnovavano i contratti, sicuramente in primis alle donne. Allora, io con altre ragazze, donne della FIOM, della CGIL, abbiamo rilasciato un'intervista su cui verrà pubblicato un libro a partire, proprio a partire dalle condizioni delle donne nel mondo del lavoro, nel settore metalmeccanico, nelle fabbriche. Che cosa vuol dire iniziare a 50 anni, magari, dopo che hai lavorato 20-30 anni, trovarsi praticamente senza lavoro, e che cosa vuol dire iniziare a cercare un nuovo posto in questa giungla, perché in questo momento è veramente una giungla. Quando ci sarà questa pubblicazione, eccetera, eccetera, probabilmente lo presenteremo anche più Sasco, insomma, eccetera, no? Proprio che sia una testimonianza di quello che le donne vivono sul posto di lavoro, anche come condizioni, la discriminazione degli uomini, la stessa discriminazione fra donne, perché c'è anche questo nelle industrie metalmeccaniche. Non penso solamente nelle industrie metalmeccaniche, comunque, perché purtroppo esiste ed è anche molto pesante. Quindi io concludo qua il mio intervento dicendo, appunto, appena ci sarà disponibile questo, diciamo, questa indagine, questo libro che stiamo completando, verrà presentato, e poi insomma chiederò di presentarlo anche a Pelsasco. Grazie, buona serata a tutti. Posso dire due cose, Silvana? Certo, ci mancherebbe. Ok, grazie intanto per l'intervento, perché è sempre interessante sentire dalla voce di chi vive appunto sui territori quello che sta succedendo e il quadro che viene fatto. È chiaro che nel settore metalmeccanico i posti di lavoro che si sono persi in questi anni sono stati moltissimi, perché il settore metalmeccanico ha vissuto una grandissima trasformazione. Ovviamente le automatizzazioni, mettiamola così per semplificarla molto, hanno evidentemente tolto molti posti sulle linee di lavoro, ma perché si sono sviluppati contestualmente attività di ricerca, attività differenti, quindi lavori meno manuali e lavori più legati alla ricerca, più legati all'inserimento appunto di nuove tecnologie. Quindi questo è un elemento che ovviamente ha pesato moltissimo. E non è un fenomeno nuovo, nel senso che ormai sono moltissimi anni, sono decenni che perdiamo posti di lavoro in questo settore. Il tema è come da una parte incoraggiare nuovi investimenti, ed è un po' quello che dicevo prima, quindi come rendere attrattivi i nostri territori o come rendere più attrattivi i nostri territori. Se pensiamo alla sola città di Torino, anche la città di Torino sta vivendo una grande trasformazione, perché si sta passando, diciamo così, dall'auto con il motore tradizionale all'auto elettrica, ed è questo il grande cambiamento che si sta vivendo. Ma è evidente che i volumi che si stanno sviluppando in questo periodo, chiaro la pandemia ha avuto un peso importante, però non sono sufficienti, non sono ancora sufficienti, quindi bisogna anche in quel caso lì fare di più e chiedere nuovi investimenti. È chiaro che per fare questo non basta che il comune di Pinerolo, di Piossasco, di Bruino, di Rivalta alzino la voce, ma è chiaro che serve una politica industriale dell'intero paese, una visione che deve evidentemente avere l'intero paese. Ci dobbiamo credere tutti, ci dobbiamo credere davvero tutti, e bisogna investire in quella direzione. Adesso le risorse del Recovery Fund dovrebbero
essere, sono già tanti soldi, dovrebbero essere ancora di più se dovessero davvero servire per tutte le idee, tutte le priorità che ci vengono in mente. Però davvero quella dello sviluppo del settore dell'auto, ma non solo, in generale del settore manifatturiero, è uno dei settori su cui si deve investire. E non solo, perché non c'è solo l'elettrico, si sta lavorando sullo sviluppo dell'idrogeno, si sta lavorando su mobilità alternative, mobilità sostenibili, eccetera. Per cui, come dire, le linee, le priorità sulle quali si sta operando sono più d'una. È chiaro che, ripeto, se non c'è una politica industriale difficilmente si andrà da qualche parte. Ogni tanto c'è qualche buona notizia. Silvana, mi dicevi che sei della FIOM, ieri vedevo i comunicati di tutte e tre le organizzazioni sindacali che erano soddisfatte per l'investimento che fa SKF, non è così distante da Piossasco, insomma, Iraska, in cui sostanzialmente amplia la fabbrica, viene sostanzialmente nel sito di Iraska, si sposta un pezzo di Pianezza e un pezzo di Villar Perosa, però con un investimento importantissimo che lo fa diventare un polo europeo rispetto al cuscinetto assolutamente importante e centrale. Degli investimenti ci sono, è chiaro che bisogna incoraggiarli. Non è sufficiente la volontà dei singoli comuni, e non è sufficiente a volte nemmeno la volontà e il coordinamento delle regioni. Si parla tanto di economia circolare, si parla tanto di nuove tecnologie, di digitale, sono tutte direttrici sulle quali bisogna lavorare, perché devono arrivare, come giustamente dicevi tu Silvana, più investimenti. Dopodiché le criticità nel settore ci sono, è chiaro che è un settore a prevalente occupazione maschile, salvo i lavori in cui ovviamente serve una manualità più importante e magari il lavoro è meno pesante, allora servono le mani e la grande attenzione delle donne, altrimenti è effettivamente un settore con più occupazione maschile, ma è un settore, come dicevo prima, in cui per una fetta del lavoro che si dovrà fare in futuro, quindi tecnologie, ricerche, eccetera, chi avrà la possibilità di studiare e di proseguire gli studi appunto nelle materie STEM, nelle lauree STEM, è importante che lo faccia, proprio perché ci sarà meno lavoro manuale, ma ci sarà più lavoro in quel settore. Vai Nicoletta. Vado, ma mi dice che è stato rilevato un disturbo di fondo. Mi sentite? Perché allora io intanto voglio. Sentiamo un eco. Non lo so, provo. No, direi che non mi è dato di parlare. Mannaggia. Sono tutti spenti i microfoni, quindi. Però non so come fare. Cecilia. Non saprei come. Spegnere e riaccendere. L'ho fatto. Era successo altre volte. Spegnere e accendere.
non lo so se vuoi provare tra un po', nel frattempo vedo che c'è la mano. Devi provare a staccare, devi provare a spegnere gli altoparlanti. Non saprei come fare. Ma ho dovuto disconnettermi e connettermi. No, ma non importa, non è un problema. Mi dispiace Nicoletta, mannaggia. Leggo Carla che ha chiesto se poteva intervenire. Però vedo anche Cecilia che ha alzato la mano, ma Cecilia tu vai quando vuoi. Direi, lasciamo parlare la stessa cosa. Cecilia, si vedono due microfoni accesi. È per questo che... Esatto, prova a chiuderne uno. Provo a spegnertelo io. Ah, ok. Prova adesso. Allora anche Nicoletta può parlare, perché forse il problema era lo stesso. Infatti. Solo che mi sa che è uscita e rientra, perché non la vedo più. No. Posso provare? Sentiamo di nuovo. C'è molto eco. No? Mannaggia. Allora, vedo anche Carla che non riesce ad riesce a attivare tu il microfono. No, in realtà no. Io posso spegnerli, ma non posso accenderli. Prova un po', Carla. Che disperazione, questa connessione. Mannaggia, mannaggia. Comunque, scusate, provo a dire che appena hai parlato anche tu, Federica, è venuta l'eco. Quindi, forse c'è qualche cosa sulla rete, perché adesso mentre io parlo c'è eco. No. Però avete sentito? Adesso c'è stato, quindi forse c'è qualcosa che gira. Però non è male con l'eco, non si può provare, è molto scenografico, possiamo provare. Chi è che deve parlare? Carla. Ma tu che ti sentiamo Carla, che benissimo, Doni. Io c'ho la fibra. Adesso mi sentite, ma prova ad uscire e rientrare. Ma sai perché, Cecilia? Perché sei connessa due volte. Ti voglio abbandonare tutto. Prova a uscire e rientrare. Ok, adesso non dovrebbe esserci. Adesso no, non c'è nulla. Non c'è più nulla. Allora, io direi Nicoletta e Carla, se una delle due vuole riprovare, siamo qui. Riprovo. Forse sì. Ma meglio. Sì, ho. Grazie a Linda, ho tolto un rumore di fondo, anche se c'è molta eco. Sono velocissima e intanto vi ringrazio Cecilia, Federica per questa bellissima occasione. Sono stati tutti interventi estremamente interessanti. La cosa che mi preoccupa di più, oltre a tutto quello che è stato evidenziato, che è già tutto molto preoccupante anche come amministratore, è che a volte ho la sensazione
che ci parliamo molto fra noi, no? Cioè, tra addetti ai lavori, e che la percezione di queste cose, di questa situazione così grave, così pesante, così peggiorata dalla pandemia, non sia nella consapevolezza delle donne. Quindi a me una cosa che preoccupa molto è questa, cioè come facciamo a rendere le donne consapevoli, a rendere le donne più forti, a rendere le donne insomma capaci di prendere in mano in qualche modo la loro vita, che cosa gli possiamo offrire al di là di tutto quello che deve essere strutturato a partire molto spesso molto più dall'alto. Quindi questa è un po' una domanda che rilancio alle mie colleghe e lancio a tutti quanti. E c'è certamente un'impostazione culturale, ma mi sentite? Ok. Sì, molto bene. C'è sicuramente un'impostazione culturale importante da cambiare prima di tutto, no? Una mentalità che da cambiare nelle stesse donne, secondo me, e forse questa è la cosa che mi preoccupa di più. E quindi questo è un po' un interrogativo, una domanda, uno stimolo forse che nasce da questa sera e che ci dovrebbe portare a lavorare insieme in maniera, a partire da queste cose, a partire da questi dati che sono tutti molto importanti, no? Una delle relatrici che ha parlato ha portato delle, non soltanto dei dati, ma anche dei pensieri molto, molto importanti. Allora la mia domanda è anche un po' che cosa possiamo fare noi, non solo nel nostro piccolo, non solo a livello locale, ma cosa possiamo fare noi proprio per aiutare le donne a prendere questa consapevolezza. Perché a volte vedo che questa manca, è stato anche detto da qualcuno prima, no? Che ha parlato anche di una discriminazione che esiste tra le donne stesse, a volte una mancanza di solidarietà. Esiste a tutti i livelli, lo vedono probabilmente chi lavora nel sindacato, lo vede nel mondo del lavoro, nel mondo della fabbrica, ma io direi che si può vedere in tutto il mondo questa cosa. Allora io penso che sia necessario anche cercare di partire da lì. Grazie Nicoletta. Leggo la domanda di Carla, perché dice che insomma non la sentiamo, ma l'ha scritta in chat. La leggo ad alta voce così magari ne raccogliamo qualcuna. Carla scrive, per Marie-Jean, due parole sull'esperienza del forum che ha cercato di mettere in rete le donne africane e quelle italiane in una ricerca di reti di solidarietà. E ha anche scritto, problema asili nido, sono costi enormi in capo ai comuni, come si pensa di far fronte? In molti comuni i nidi sono stati chiusi, questa credo sia invece una domanda un po' per tutte. E Cecilia, forse volevi dire qualcosa anche tu, poi magari lasciamo lo spazio per le risposte. Hai il microfono spento. Sì, io volevo rivolgermi anche a tutte le relatrici con questa domanda. Siccome credo che sia l'organizzazione del lavoro che penalizza tanto l'ingresso delle donne nel lavoro, il famoso stress da conciliazione tra la vita e il lavoro, in altri campi hanno funzionato le quote rosa, penso ad esempio alla politica, all'amministrazione in genere. Che cosa ne pensano, no? La sindacalista, l'economista, cioè il creare una specie di punteggio anche per le aziende, per le posizioni apicali di chi organizza il lavoro, perché si dotino di componenti femminili laddove si prendono le decisioni sull'organizzazione del lavoro, penso che potrebbe essere insieme alla partita dei servizi, alla partita del riconoscimento sociale del lavoro di cura, del lavoro casalingo, insieme al cercare di dare il massimo delle opportunità alle donne di studiare anche quelle materie
che generalmente non sono tanto, diciamo, tra virgolette, femminili, in modo che non si perdano un pezzo di mondo del lavoro, forse anche avere nelle dirigenze delle aziende delle figure femminili che riescano a immaginare un modello di giornata lavorativa diversa e più funzionale alla gestione della famiglia potrebbe mettere insieme sia la grande crisi demografica del nostro paese, sia la grande crisi di presenza femminile all'interno del mondo del lavoro. Allora, io non vedo altre mani alzate, altre richieste di intervento. Lascerei allora la parola a Marie-Jean per rispondere alla parte sul forum e poi a Maria Cecilia Guerra che diceva che era disponibile a rispondere invece alla parte di domanda di Carla sugli asili. Sì, grazie per la domanda. E per quello che vuole che dico dell'esperienza del forum. Prima c'è stata una domanda per dire, chiedere cosa possiamo fare come donne al nostro livello, nel nostro piccolo. Io ci avevo riflettuto 4 anni fa, quando ho visto il problema delle donne africane e ho pensato che non si può affrontare un problema individualmente, è un problema collettivo e affrontato in modo collettivo per creare una rete e dove si crea uno spazio di dialogo, uno spazio di confronto per poter ragionare su un problema che abbiamo in comune, per poter trovare definire delle strategie insieme e trovare anche delle soluzioni insieme. E su questo ho avuto da osservare che le donne, ho iniziato con le donne africane, osservando che loro si radunano in piccoli gruppi secondo l'etnia o la religione o l'amicizia. E poi tutto quello che fanno non è visibile sul territorio e rimangono nel loro piccolo cerchio. E allora bisognava andare, incontrare questi gruppi, farle uscire perché inizino anche a interagire con il territorio. E così abbiamo fatto un lavoro nel 2019 di incontrare questi gruppi e associazioni. Abbiamo detto solo tra di noi non funzionerebbe, bisogna lavorare con le donne italiane. E abbiamo iniziato a incontrare le associazioni anche di donne italiane. E l'esperienza ci ha fatto vedere che anche le associazioni di donne italiane, ogni associazione lavora per conto suo, vuol dire organizza anche delle cose, delle belle cose, ma nel suo cerchio, ma non c'è uno spazio dove tutte queste associazioni si incontrano per parlare insieme, per dialogare, per riflettere su un problema. Abbiamo moltissimi problemi in quanto donne su quale possiamo iniziare a lavorare per trovare delle soluzioni insieme. Io penso anche a quello che abbiamo detto adesso, oggi, del problema dell'impatto della pandemia su di noi come donne. Possiamo solo trovare soluzione se iniziamo partendo da qui, dall'incontro di oggi, a decidersi di creare una rete, perché la rete dà la forza per unire le forze insieme e queste forze farà che potremo fare ascoltare le nostre voci e potremo fare in modo che quello, le nostre lotte che facciamo nella quotidianità, che ognuno fa nel suo territorio o nel suo gruppo, nella sua associazione, diventa qualcosa di grande che può avere un impatto anche su quelli che decidono per poter prendere in considerazione tutto quello che possiamo chiedere, tutte le nostre richieste,
E quello è stata l'esperienza del forum che oggi è diventato un forum internazionale. Adesso le donne di Pio Sasso sono molto contenta che mi hanno invitato oggi, partecipano anche a questo lavoro del forum. Io non chiedo che tutti aderiscono al forum, ma che le associazioni di donne italiane, varie realtà che ci sono, possiamo unirci insieme e iniziare a lavorare in rete. Solo in rete riusciamo, ma se rimaniamo come abbiamo sempre fatto, saranno sempre gli stessi risultati. Vuol dire non possiamo aspettarci a un cambiamento se non cerchiamo di cambiare anche la nostra ricetta. Vuol dire facciamo la stessa cosa per aspettare che ci sia un cambiamento. Non ci sarà un cambiamento, c'è un cambiamento quando cerchiamo anche di cambiare il nostro modo di fare di tutti i giorni. E io penso di aver dato un po' l'esperienza del forum, che magari sulla pagina Facebook e il nostro sito è in revisione, poi sarà visibile al pubblico penso tra 2 settimane. E io aspetto magari delle proposte concrete, perché bisogna essere concreto, se no usciamo da questo incontro di oggi senza una decisione. Dobbiamo prendere una decisione e partire insieme. Grazie. Dico qualcosa io? Beh, allora, intanto per quanto riguarda il tema degli asili nido, la domanda era l'osservazione, poi più che domanda, molto molto importante, ed è una cosa che io su cui ho insistito molto anche nel governo precedente, perché è vero che con recovery plan noi mettiamo dei soldi, come dicevo prima, sugli asili nido, ma è anche vero che i soldi che possiamo impegnare con il recovery sono soldi per spese di investimento, e quindi noi possiamo costruire, ristrutturare gli asili nido, possiamo metterci dentro le attrezzature di base, no? L'altalena, la cucina, i banchi, se c'è bisogno di banchi, quello di cui c'è bisogno, ma non possiamo con quei soldi pagare la gestione corrente degli asili, sia perché la prospettiva del recovery è comunque di 3 anni, i soldi devono essere impegnati in 3 anni, mentre queste sono spese permanenti, sia perché non si possono fare, se non entro certi limiti, spese correnti. E quindi è evidente che avrebbe poco senso fare questo tipo di investimento se poi i comuni non sono messi nella possibilità di fare andare avanti gli asili. Per questo è fondamentale capire che le scelte che si faranno sul recovery dovranno essere accompagnate anche da politiche di bilancio negli anni prossimi. Un esempio l'abbiamo fatto con la legge di bilancio di quest'anno. Sono riuscita a ottenere, con il supporto poi alla fine del ministro Gualtieri, che era facilmente convincibile perché su questo tema è abbastanza sensibile, abbiamo costituito un fondo per le spese correnti, per gli asili nido da distribuire ai comuni. È un fondo ancora assolutamente insufficiente, parte con 100 milioni, arriverà a regime a 300 milioni, ne vogliono decisamente di più, però è un fondo permanente ed è anche un primo importante avvio di una politica per il modo in cui è disegnato, perché è un fondo che viene distribuito ai comuni in aggiunta rispetto al fondo di perequazione comunale. Questo è molto importante perché già l'anno scorso era stata fatta un'azione per cercare di riequilibrare la presenza degli asili nido così squilibrata a livello territoriale, ma era stata fatta con uno strumento di redistribuzione interna tra comuni, e quindi togliendo ad alcuni per dare ad altri. Era una cosa molto marginale, quindi non si è sentita molto, ma è chiaro che non è quel processo lì quello che si deve perseguire, perché significa far tornare indietro quelli che sono avanti, mentre invece noi abbiamo bisogno che tutti vadano avanti e che nel frattempo si riducano anche le distanze. Quindi questo nuovo fondo verrà distribuito
ai comuni che hanno una copertura dei posti potenziali di asili nido inferiore rispetto alla media dei comuni dello stessa dimensione demografica. Quindi un meccanismo perequativo che porta i fondi nei comuni che sono più indietro, in modo che si avvicinano il più possibile alla media dei comuni a loro simili. Ora faccio questo esempio non perché sia veramente, ripeto, sono risorse assolutamente insufficienti, ma per sottolineare quanto sia importante il punto che appunto Carla faceva con la sua domanda e bisogna assolutamente averlo presente. Dopodiché volevo dire qualcosa anche sulle quote rosa, nella declinazione, nelle varie declinazioni possibili, no? Cioè sicuramente noi abbiamo avuto esperienze molto positive con l'introduzione di quote in alcuni campi. Tutte noi viviamo con una certa insofferenza le quote, no? Ci piacerebbe che non fosse necessario avere delle forzature per ottenere una riduzione delle discriminazioni, ma di fronte a una realtà così drammatica come quella in cui noi viviamo, cioè in cui la discriminazione è fortissima, in cui il soffitto di cristallo, cioè quell'impedimento, quella barriera invisibile che impedisce alle donne di fare normalmente, no, carriera, è così significativa, occorre capire che in alcuni casi le forzature sono necessarie. Le forzature che sono state introdotte nel nostro paese, ad esempio nella vita pubblica, sono molto rilevanti, cioè nel senso che hanno avuto dei significativi effetti, e faccio alcuni esempi. Alcuni esempi hanno riguardato la vita interna ai partiti. Nel 2013, quando il Partito Democratico nelle primarie impose l'alternanza di genere, come esito la componente femminile che arrivò in Parlamento fu molto molto più significativa, unita alla presentazione delle liste da parte del Movimento 5 Stelle, che è un movimento più giovane e meno discriminatorio in termini di genere. Quello fu un anno di esplosione della quota rosa in Parlamento. E la forzatura quindi delle liste con preferenza doppia è stata importante nelle primarie. Ancora più importante, perché è una legge, sono le varie leggi elettorali che abbiamo fatto nel nostro paese, che introducono, non possono introdurre perché sarebbe una violazione della scelta del candidato, anche se è già forte la violazione che abbiamo con le leggi elettorali che abbiamo, però delle pari opportunità nella costituzione delle liste, e la doppia preferenza di genere ha portato sicuramente a un significativo riequilibrio nelle diverse assemblee elettive. E questa è una forzatura importante. Se voi guardate gli indici che comparano la situazione delle donne nei diversi paesi, il nostro paese è ultimo per quanto riguarda l'occupazione femminile in Europa, ma ha fatto un significativo avanzamento per quanto riguarda la partecipazione, proprio in ragione di queste forzature. Quindi sono forzature che è giusto che ci siano, così come le quote rosa nella partecipazione ai consigli di amministrazione, da prima delle società pubbliche, delle società quotate, eccetera, dove effettivamente c'è una ricomposizione è faticosa e che interviene però nella richiesta di utilizzare delle competenze che esistono, cioè non è una quota rosa un obbligo di mettere una donna purché sia, no, la donna deve avere ovviamente i requisiti per poter svolgere quella funzione, la forzatura quindi ci sta in modo particolare. In altri campi, probabilmente anche nell'esempio che facevi tu, Cecilia, è difficile prendere il problema dalla testa, come si dice, cioè le condizioni per poter arrivare ad avere un riequilibrio nel campo della dirigenza, eccetera, devono pazientemente essere costruite dal basso. Però penso che si possa pensare a una via che va incontro un po' a quello che tu dicevi, ed è anche discussa, e riguarda la possibilità di introdurre dei meccanismi
premiali, non tanto in termini di sussidi o incrementi monetari, quanto di punteggi superiori riconosciuti ad esempio in certi contesti, per esempio per gli appalti pubblici. Il tema è venuto fuori con riferimento ad un altro aspetto, non già alle quote rosa nella dirigenza, quanto alla trasparenza delle politiche salariali, perché noi sappiamo che il gap salariale di genere in Italia è molto marcato, ma lo è soprattutto, scusatemi, per la scarsa partecipazione al mercato del lavoro femminile, per il numero di ore lavorato che è inferiore delle donne rispetto agli uomini, ma c'è anche proprio un gap di genere autentico, non marcatissimo, nelle politiche salariali condotte dalle aziende. E quindi sì, ci sono in Parlamento diverse proposte di legge che vanno a potenziare le regole di trasparenza che pure già esistono, perché esiste un obbligo di comunicazione per le imprese, direi con più di 100 addetti, obbligo di comunicazione di un insieme di variabili che servono a identificare eventuali discriminazioni di genere, però queste comunicazioni dovrebbero dar luogo a una relazione, a un rapporto che a mia conoscenza non viene poi fatto. Quindi ci sono delle proposte per rendere più trasparente, abbassare il requisito anche alle imprese medie, non solo quelle grandi, e premiare certo tipo di politica, ad esempio appunto in termini di appalti pubblici. Si potrebbe quindi adottare un sistema di questo tipo. Quindi io credo che con ragionevolezza, però sono forzature che possono essere fatte. Quello che invece va assolutamente evitato, e lo dico con riferimento al mondo anche politico a cui temporaneamente appartengo, è quello che viene chiamato il pink dressing, cioè la finta parificazione dei ruoli, che potrebbe anche conseguire una forzatura a cui non corrisponda in realtà una sostanza nel riconoscimento poi del ruolo che deve essere svolto. E faccio degli esempi che io vivo quotidianamente, cioè capita anche nei partiti della sinistra, grandi e piccoli, che non so, c'è l'Assemblea nazionale, la direzione nazionale, e ti chiedono alle poche donne presenti di mettersi al tavolo a fare le belle statuine per far vedere che ci sono tre maschi e tre femmine. Poi magari i tre maschi intervengono tutti e fanno la mega relazione, e le tre donne stanno lì, magari prendono l'elenco di chi deve intervenire. Ecco, queste cose qua sono controproducenti e sono una finta equiparazione. Quindi bisogna guardare bene anche alla sostanza, sia nel promuovere i ruoli, perché il ruolo deve essere accompagnato anche dall'impegno, la competenza, eccetera, e da evitare appunto che siano delle finte. E qui andiamo al punto che avete sollevato, di cui parlava con più competenza di me Marie-Jean, e cioè il fatto di come si costruisce, di come si intacca questa situazione. Ovviamente questo è un esempio importantissimo di anche altre lotte che si fanno, di lotte politiche. Qui ho, siccome noi siamo la metà della popolazione, evidentemente se ci mettessimo insieme avremmo un peso piuttosto rilevante. Ecco, credo che per dare una nota positiva, credo che proprio anche il dibattito sul recovery plan abbia portato con maggior forza alla ribalta, mi sta andando via completamente la voce, abbia portato con forza alla ribalta il tema delle sperequazioni, delle discriminazioni di genere, delle differenze di genere. Questo tema ha portato anche in questo caso, come ricordava essere importante Marie-Jean, all'unione di un insieme ampio di associazioni che hanno fatto un gruppo di pressione, proprio ispirandosi alla campagna lanciata da una eurodeputata verde, dei verde nel senso dei verdi tedeschi, la Angelika Gese, che è campagna che probabilmente conoscete, che va sotto il nome Alfovit, cioè almeno noi siamo la metà, almeno metà delle risorse devono andare alle donne. Ovviamente non è che sia traducibile immediatamente in questo modo, ma il punto è stato posto con forza. Io credo che il tema in questo momento abbia una visibilità
cresciuta finalmente, abbia un'abilità, una visibilità cresciuta, bisogna saperla sfruttare. E soprattutto noi dobbiamo essere anche consapevoli che nel nostro campo, cioè nel campo delle donne, purtroppo si va anche a ondate. Io citavo nel presentarmi Cecilia il fatto che mi sono occupata di violenza nei confronti delle donne. Quando avevo la delega sulle pari opportunità ho promosso, seguito ovviamente assieme a tante altre persone, a tante altre donne, la legge sulla violenza, quella che ha introdotto nel nostro paese ad esempio il concetto di violenza domestica e ha cercato di recepire alcune delle indicazioni della Convenzione di Istanbul. Quell'anno, era il 2014, è stato un anno in cui era percepibile il fatto che nella società stava crescendo una consapevolezza prima e non esistente sul fatto che la violenza nei confronti delle donne è una violenza in larga parte perpetrata nell'ambito delle mura domestiche, nell'ambito delle relazioni affettive, anche se non sono proprio nella casa, magari l'ex o il fidanzato, l'amante. E questa consapevolezza che adesso è acquisita, non c'era assolutamente fino a pochi anni prima, tant'è che era stato oggetto di una campagna elettorale discriminante l'idea che la violenza fosse perpetrata soprattutto dagli stranieri nei confronti delle donne italiane doc. Ed era un dato assolutamente sbagliato, no? Quindi, però, dopo quella esplosione di consapevolezza che c'è stata nel 2014, è evidente che c'è stato un passo indietro, non perché questo punto che io ho detto non sia entrato nella consapevolezza, ma perché si è ritornati indietro, non siamo riusciti ad abbattere gli stereotipi che, pur riconoscendo che la violenza avviene nelle relazioni, continuano a narrare questa violenza come in un qualche modo, non dico giustificata, ma comunque riconducibile a degli elementi che agiscono come scusante dell'agire maschile. Lei che lo tradisce, lui che era geloso, il raptus, la difficoltà, e la narrazione che insomma vede sempre una motivazione che in un qualche modo colpevolizza la vittima, fra virgolette. Quindi fare rete, come ricordava Marie-Jeanne, è assolutamente indispensabile a tutti i livelli. Cercare di fare una battaglia culturale, anche se le cose di cui abbiamo parlato sono discriminazioni che riguardano il campo economico, l'organizzazione sociale, però dietro c'è un radicamento di stereotipi così forte nel nostro paese che se non agiamo sotto questo profilo faremo molto fatica ad andare avanti. Vi faccio un esempio e poi chiudo. Noi abbiamo cercato di introdurre normativamente il fatto che nelle scuole venga introdotta una materia, possiamo chiamare educazione alla relazione, che aiuti appunto a superare questi stereotipi. Nel nostro paese, appena si parla di queste robe qua, intervengono le varie sentinelle in piedi, le teorie del gender, cioè la paura fobica che dietro questo ci sia una difesa del genere inteso come scelta culturale, non scelta legata al dato biologico, eccetera. E quindi, nonostante ci siano state, ve ne posso elencare tre leggi che hanno tutte e tre introdotte questa stessa norma, con tanto di finanziamenti con ministri anche diversi, questa triplica legge non sta dando particolari frutti, perché le resistenze sono fortissime. Quindi io credo che abbiamo un momento positivo, in questo momento secondo me c'è, perché effettivamente l'attenzione è cresciuta, anche come dicevo all'inizio, la pandemia in un qualche modo ha fatto emergere con maggiore forza le tensioni, le difficoltà legate a questa ruralizzazione così spinta, però bisogna effettivamente stare insieme, non mollare la presa e non illudersi che i passi fatti in avanti non possono in parte poi essere anche rimangiati successivamente. Quindi iniziative come quelle di questa sera secondo me sono un esempio di cose utili che possono aiutare sia a costruire una rete tra di noi sia ad approfondire, perché abbiamo visto
esperienze molto diverse, e cioè tutte le persone che hanno portato, che ho ascoltato stasera, hanno portato degli elementi di conoscenza legati all'esperienza privata e pubblica che hanno compiuto, che sono assolutamente rilevanti. Quindi queste cose sono importanti, tenersi in contatto e non demordere è l'altra cosa che dobbiamo fare. C'è ancora una domanda in chat, se hai voglia di rispondere. Chiede la professoressa Guerra dato su come ha inciso il reddito di cittadinanza sulla ricerca del lavoro da parte delle donne, soprattutto delle donne giovani. Dunque, allora, faccio una premessa che non è necessaria, ma a cui tengo: il reddito di cittadinanza. Cioè, io non amo che il reddito di cittadinanza sia legato al tema della ricerca attiva di lavoro, perché vorrei sottolineare che una parte rilevante delle persone che accedono al reddito di cittadinanza non sono attivabili al lavoro, perché si tratta appunto o di persone che hanno già il lavoro, molte persone sono, molte famiglie che hanno il reddito di cittadinanza sono famiglie di cosiddetti working poor, cioè persone che pur lavorando non guadagnano abbastanza per garantire a sé e alla propria famiglia un reddito decoroso. Questo dovrebbe dirci un reddito dignitoso, questo dovrebbe dirci molto. Poi ci sono persone, molto spesso donne, dedite al lavoro di cura, che non possono essere attivate al lavoro per questa ragione. Ci sono persone anziane, eccetera. Però rimanendo a quelle tante che comunque stanno cercando un lavoro, non abbiamo dati, io non ho, scusate, dei dati divisi per genere. I dati che vengono dati dai Navigator sono dati che dal loro punto di vista sono anche abbastanza confortanti, ma non siamo di fronte a dei numeri particolarmente rilevanti, e in ogni caso l'obbligo circa l'accettazione di un lavoro che è articolato in vario modo, è ricompreso nel reddito di cittadinanza, è stato comunque sospeso durante tutto il periodo pandemico, perché effettivamente è inutile obbligare la gente ad essere particolarmente attiva su un mercato del lavoro assolutamente statico. Quindi approfitto della domanda a cui non rispondo, a cui non sono in grado di rispondere, per dire però che anche le regole sulle condizionalità, le condizioni che vengono poste circa l'accettazione del reddito di lavoro devono essere guardate con molta attenzione, perché spesso sono discriminatorie. Per esempio, una regola importante è quella che riguarda fino a quale distanza devi accettare il lavoro. So che si sta discutendo di ampliare, no? Oltre i 100 chilometri che adesso sono, però capite che un conto è l'uomo che va, sempre che trovi un lavoro che gli permetta di star via, perché questo è il problema, e torna, e intanto lei sta lì e tiene i bimbi. Un conto è lei che va via e lascia i figli a casa e va a lavorare a 150 km di distanza. Come dicevo prima, noi sappiamo che le donne, pur di stare vicino a casa perché devono badare i figli, accettano lavori da schifo, perché non hanno alternativa. Quindi bisogna stare attenti come si pone la condizionalità. In parte si tiene conto della presenza di minori, ma in una parte è assolutamente insufficiente, a mio avviso. Quindi nella probabile revisione, riforma che si farà del reddito di cittadinanza, questo aspetto, secondo me, dovrà essere tenuta in debita considerazione. Vedo ancora la mano alzata di Simona. Sì, grazie. Intervengo per una considerazione che magari è già stata fatta, ma ho in alcuni momenti ho perso, non sono riuscita a seguire tutti gli interventi, perché ho seguito con molto interesse quella che è stata un po' la fotografia delle difficoltà lavorative, soprattutto insomma di quello che è il mondo delle fabbriche e del mondo del lavoro dipendente. Volevo un po' anche ampliare, raccontando quelle che sono le difficoltà anche del lavoro autonomo. Io sono una lavoratrice autonoma e vivo spesso le stesse difficoltà di affermazione e comunque anche di credibilità proprio anche nella libera professione.
anche nel nostro nei nostri settori, insomma, di libera professione, spesso la differenza di compensi è evidente, molto evidente, e soprattutto è difficilissimo raggiungere anche posti di grande responsabilità. Non a caso a capo di tutti gli ordini ci sono uomini e non ci sono donne, nonostante ci siano ormai tutte noi, insomma, siamo in grado di poter studiare materie che sono sempre state considerate in modo insomma classicamente maschili, ma comunque i posti di responsabilità restano per noi delle chimere, così come anche la possibilità di avere dell'autorevolezza anche rispetto alla clientela. Molto spesso capita che in studi associati di uomini e donne contemporaneamente la clientela richieda la presenza del professionista uomo e non la presenza della professionista donna, perché ancora purtroppo non godiamo di questa autorevolezza e di questa e di quella che insomma può essere considerata la medesima competenza di un uomo. Lo viviamo ancora oggi ed è ancora così, per cui le stesse difficoltà le viviamo esattamente come insomma, in altri settori lavorativi. E questo purtroppo è un problema che di difficile risoluzione, non, almeno ad oggi si fatica a risolvere. E invece volevo fare una considerazione rispetto al fatto che il problema ovviamente è culturale e che la base della risoluzione passa attraverso le scuole, per cui sarebbe veramente auspicabile che quelle che insomma ha evidenziato come ormai norme che dovrebbero essere attuate anche all'interno delle scuole non riescono invece ad essere attuate. Moltissime sono le resistenze, in moltissimi casi ci sono proprio battaglie di genitori per evitare che vengano discusse o comunque che ci possano anche essere dei progetti che lontanamente possano essere di discussione su questi temi, e mi chiedo in che modo si possono superare queste resistenze. Se ci possono essere delle soluzioni che arrivano proprio dall'alto, imponendo la materia come una materia didattica non discutibile, per cui non a discrezione di quelle che possono essere gli orientamenti di istituti scolastici o di dirigenti scolastici, ma qualcosa che invece viene considerato come prioritario e quindi diventare una materia scolastica a tutti gli effetti. Che poi può ovviamente raccontare ed insegnare molti, insomma, molti aspetti di quelle che sono le questioni di genere, non solo le discriminazioni in generale. E mi chiedo quindi che quali passi si possono fare per poter superare questo problema, perché in altro modo non lo vedo superabile, perché per troppo tempo abbiamo visto veramente delle battaglie insensate fatte proprio dai genitori che impediscono di fatto la possibilità di all'interno delle scuole di discutere di questi argomenti, perché poi insomma i dirigenti scolastici si inchinano al volere dei genitori senza avere diciamo la volontà di andare oltre. Posso dire una cosa su queste due cose che ha detto Simona? La prima, per quanto riguarda le professioni, è molto importante quello che Simona ha detto. Ci sono dei dati che sono ricorrenti, che riguardano trasversalmente tutte le professioni. Per esempio una ricerca sugli iscritti alle casse previdenziali di tutti i professionisti, che è uscita direi l'anno scorso. Il notariato, gli avvocati hanno fatto delle indagini al loro interno ed emerge con chiarezza la distanza, il gap salariale fra uomini e donne. Lunedì usciranno dei dati sul Sole 24 Ore in occasione dell'8 marzo per una ricerca che hanno fatto alcune giornaliste proprio che riguarda una decina di professioni, da cui emerge una differenza veramente molto forte, ma il dato importante è che questa differenza si amplia al crescere dell'età. Che cosa vuol dire? Vuol dire la cosa che diceva Simone, cioè che la progressione di carriera è molto diversa, cioè si parte già di discriminati, ma poi la forbice si allarga.
e molto spesso, se vai a vedere le professioni in cui questa forbice è più alta, sono proprio le professioni che spesso sono organizzate in grandi studi, che sono quasi sempre a conduzione prevalente, insomma, che vedono in ruolo apicale soprattutto i maschi, quindi davo conferma con anche questi dati alle cose che Simona diceva. Sulla questione della scuola, io credo che purtroppo il problema è legato al fatto che il tema che noi poniamo, che è un tema che è legato alla questione di genere, uomo-donna, insomma, semplificando, perché il genere sappiamo è una cosa più complessa, non voglio entrare in questo discorso adesso, e spero di non urtare quindi la sensibilità di nessuno semplificando così, però è legato al tabù sessuale, c'è poco da dire, cioè guardate che veramente le reazioni sono legate all'idea che qualcuno a scuola parli di cose strane come appunto il sesso, e questo è un altro aspetto molto rilevante. Pensate, qui siamo prevalentemente donne, c'è anche qualche uomo, pensate però con attenzione al fatto di come la sessualità femminile sia negata, cioè è assolutamente negata, cioè noi non esistiamo là, c'è un bisogno sessuale riconosciuto esclusivamente in capo al maschio, della sessualità femminile non si sa niente nella consapevolezza comune, e questo crea ovviamente tabù, inibizioni, distorsioni e anche distorsioni nella relazione. Adesso la sto veramente semplificando in un modo che chiedo anche scusa a voi, però il nucleo secondo me è in questo tipo di cosa. Per cui niente, cioè, è anche poi difficile pensare delle cose che nascano con imposizioni senza avere un minimo di sperimentazione alle spalle, perché rischiamo di trovarsi poi magari degli insegnamenti fatti in modo distorto, che sarebbe addirittura l'effetto boomerang rispetto a quello che si vuole, insomma. Mi fermo. Grazie per tutti gli spunti, per tutti gli interventi, sicuramente tante occasioni di riflessione. Io non vedo altre mani alzate, non vedo altre richieste di interventi. Cecilia, passerei la parola a te. No, ma non avrei nessuna intenzione di fare delle conclusioni, se non per verificando ancora che qualcuno voglia ancora dire qualcosa, semplicemente ringraziare veramente le tre relatrici, perché hanno portato dei punti di vista assolutamente complementari e hanno aiutato tutte noi a fare una riflessione, a mettere insieme quelle cose che comunque viviamo nella nostra vita, sia come donne, sia come in questo preciso momento come amministratrici, ma che sentiamo molto vive, molto attuali, e che è sempre un grande arricchimento poterne parlare appunto insieme, sentendo punti di vista diversi che si intrecciano e ci aiutano a capire più a fondo la problematica. Grazie veramente a tutte e tre per il tempo che ci avete dedicato. E penso che ci voglia un tempo anche per il riposo, e quindi lo lasciamo volentieri a tutti. Grazie davvero a voi. Grazie, buonanotte. Vuoi aggiungere qualcosa tu, Silvana? No, volevo solo, hai già ringraziato tu le parti, insomma, volevo ancora ringraziare comunque anche i comuni di Piossasco, Burino e Rivalta per aver aderito all'iniziativa, e ribadisco anch'io grazie a tutte quelle che sono intervenute e quelli che hanno partecipato. È stata una bella serata, arricchente, e alla prossima. Ciao e grazie a tutte. Buonanotte. Buonanotte. Grazie. Arrivederci. Buonanotte.